stesso di pensare ai farmaci innovativi, non più come una mera spesa, bensì un investimento in termini di ricerca e innovazione per la salute dei nostri cittadini. Per fare questo noi stiamo immaginando nuovi modelli organizzativi, stiamo immaginando anche un sistema che si basa su registri, sui registri noi siamo tra i paesi più avanzati in Europa, poter verificare esattamente che cos'è l'innovazione e quando è l'innovazione e garantire su questo anche nuovi modelli di pagamento e di remunerazione. Ovviamente è una sfida che noi non solo pensiamo di vincere, ma che stiamo costruendo passo per passo e che vedrà già, ha già visto su questo terreno, diciamo, confrontarsi e confrontarci su tutte le tematiche aperte. Ma l'unico obiettivo è quello di continuare a garantire nel prossimo futuro l'accesso a questi nuovi farmaci ad alta valenza terapeutica ai nostri cittadini. Primo tra tutti quello dell'epatite C, con l'intenzione ferma di eradicare la malattia nei prossimi anni. Grazie Ministra, facoltà di replicare il collega Calabrò, prego. Signor Ministro, è con soddisfazione che sentiamo che verrà confermato il fondo per i farmaci innovativi nella prossima legge di stabilità. Mi preoccupa un minimo la frase che dice ove possibile. Anche farmaci oncologici. Io credo che dobbiamo andare oltre. Sappiamo bene come molti farmaci oncologici che fino ad oggi sono stati utilizzati per uso compassionevole, oggi non possono essere più utilizzati come uso compassionevole e troviamo molti pazienti che ad oggi l'hanno utilizzato ma devono smettere la loro terapia perché non sono più in grado di mantenere queste terapie. Ed è importantissimo se si riesce a fare in tempi molto brevi quello che lei prevede, cioè del nuovo sistema di governo della spesa farmaceutica, un nuovo rapporto con l'industria farmaceutica che possa guardare sia ai registri ma possa guardare anche a forme diverse di pagamento, a partire dal pay to result o quant'altro possa essere immaginato che sia un rapporto diverso tra industria e farmaco. Ma questo, signor Ministro, è urgente. Credo che abbiamo bisogno che i criteri che il Ministero deve, al tavolo tecnico che è stato impostato, deve tirar fuori, vengano quanto prima alla luce, non solo per gli oncologici, ma per quant'altro si aspetta, ipercolestremia e quant'altro. Grazie. Grazie collega Calabrò. Passiamo all'interrogazione numero 32331 dei deputati Scotto ed altri, concernente iniziative volte a garantire pienamente il diritto alla salute dei cittadini, anche dotando il Servizio Sanitario Nazionale di risorse congrue. La deputata Monica Gregori ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria, da un minuto, prego. Grazie Presidente. Signora Ministra, la crisi economica non è finita. Il peso dei costi che le famiglie devono sostenere nella sanità per le cure e per la prevenzione diventano sempre più gravosi. Dal rapporto del Censis emerge che sono oggi 111, che sono 11 milioni le persone che non accedono